Ciao ragazzi, benvenuti a questo scenario. Facciamo un giro per illustrativo. Qui abbiamo un circo, sembra. Qui c'è uno stadio, credo. No, che è una cupola. Questa è la torre. Ci passo in mezzo, no, capito. È la torre per i telefonini. Posizione. E qui abbiamo tutto l'allevamento, non so, le galline, sembra. Ci abbiamo uno, due, tre, qui si producono ova bizzeffe. Qua invece abbiamo lo stabilimento dei droni, qua a destra. Qua un altro allevamento delle galline. Qua non lo so, sono tutti uguali. Oh, qui invece abbiamo l'architetto, si è sbizzarrito in queste fantastiche cupole dei cespugli. Qui è impazzito sia il giardiniere che l'architetto. E qui troviamo una fantastica copertura, il legno lamellare del 700. Vabbè dai, questo è veramente figo, questo scenario. Qui non so un personaggio come può arrivare qua su, perché vediamo, c'ha le scale? No, manco c'ha le scale su. C'è l'ascensore. Gli hanno fatto un ipotetico ascensore. No, niente, che gli hanno fatto? Ah sì, è l'ascensore. Mi sembra di no. Questo ascensore sta all'interno. Vabbè, a noi poco ci interessa. A noi ci piace andare in giro con il drone e provare le varie mosse di freestyle. Ecco il perfect, come si chiama? Non mi ricordo. Perfect aero. Questo front backflip. Well done, backflip. Power loop, come lo chiamo? Non manco me la davo. Però la cosa più interessante è venire in verticale, in caduta libera, dai palazzi. Questa cosa mi fa impazzire. Proviamo, Amo. Sono andato troppo alto, ma detto. Oh, vedi, mi sono sbagliato. L'effetto... Oh, ho preso una trambata col cavo. L'effetto sarebbe, quello che mi piace a me, venire giù in verticale parallelo al palazzo. Tipo... Così no, vedi, tipo così no. Mi piacerebbe avere il drone spiattellato sulla parete e venire giù. Ci riprovo, vado su. No, gli si fa. Porca miseria. Ho spaccato tutto il drone, mannaggia la miseria. Ci riproviamo. Anzi, faccio un giro veloce in mezzo. Provo a schivare tutto, vai. Ormai sono diventato abbastanza. Ecco, ho detto. Sono diventato abbastanza spastico. E ecco, vai. Giro veloce nella Silicon Valley de noi Andre. Qui in mezzo ai bastoni. Ma perché mi dici sempre outside? Ma fatte i cavoli tuoi, no? Madonna santa. Ecco. Vai. In mezzo alle frasche. A cupola. Ok, profilo basso. Adesso. Gas, andiamo su in verticale. Tipo così, però non gliela faccio, è troppo alto. Dovrebbe imparare a fare curve in parabolica in velocità. Tipo così, però un po' meglio, tipo ecco così. Senza l'alberi. Ma si sente pure il rumore del vento. Passaggio. Ma qui stanno a fare lavori, eh? C'è pure la ruspa.
Poi faccio la cam block. Passo in derapata sotto il braccio della ruspa. Guarda che ruspata è. Io la faccio grande. Che ho fatto? Che ho fatto, ragazzi? La cam block qui. Mamma mia. Pubblico in delirio. Pubblico in delirio, ragazzi. Pubblico in delirio. Però ecco, chiedo consiglio a chi di voi è più esperto, se qualcuno mi potrebbe dare un consiglio su come andare sui palazzi su in verticale, che io non gliela sto facendo, tipo così e va su, e però dovresti stare su in verticale e rivenire giù, preciso. Io faccio un gran casino, non so come fare. Come dice qui, out fringe gli edgeways. I know. No. E questo insomma è un altro scenario che avete visto e è veramente figo. Quindi per oggi è tutto, vi saluto. Se avete consigli su come fare una verticale sul palazzo, scrivetemi e ditemi come cavolo si può fare questo cavolo di effetto. Per questa mattina è tutto e vi saluto e vi dico buona domenica, perché oggi è domenica, quindi vi auguro una buona domenica con questa voce e a tutti vi saluto di cuore. Ciao, ciao medicine.